casetta dell'acqua di Brianza Acque, una delle 63 casette, e andiamo alla scoperta della casetta, quindi bussiamo. E chi è che troviamo? Enrico Pivari, l'uomo delle casette, che ci illustrerà adesso come funziona la casetta dell'acqua. Ma niente, è abbastanza semplice. La casetta dell'acqua prende l'acqua dalle condutture stradali, viene refrigerata da un gruppo frigo che è questo. Facciamolo vedere, eccolo qua. Dopodiché l'acqua naturale, una volta refrigerata, passa attraverso dei filtri che servono per tirare via le impurezze grossolane che ci possono essere nell'acqua di rete, tipo ruggine, residui del genere. Viene sanificata con lampade UV e a questo punto poi viene erogata. Enrico, queste simpatiche bombole che cosa servono? Ma queste sono le bombole che contengono la CO2 alimentare, che viene addizionata all'acqua per rendere l'acqua frizzante, quindi il gusto frizzante dell'acqua. Alle nostre spalle c'è un blocco, come dire, molto complesso, in realtà immagino abbastanza semplice nel funzionamento. Ma questo è il blocco di erogazione dell'acqua all'utente finale, quindi ci sono le tre vie dell'acqua, quindi quella frizzante, quella naturale a temperatura ambiente, quella naturale raffreddata. Ogni linea ha una sua ultima, come possiamo dire, sterilizzazione con delle lampade UV che mi sterilizzano l'acqua al punto d'erogazione, e dopodiché qui sotto c'è il vano d'erogazione esterno dove la gente appoggia la bottiglia per prelevare l'acqua. Dopodiché su questa colonna qua invece c'è diciamo tutta la parte di controllo elettrico elettronico della casetta, con tutti i segnali di allarme e quant'altro, e qui sopra c'è il gruppo video, il televisore, il monitor, che trasmette messaggi, diciamo, in alcuni casi istituzionali, nel senso il filmato di Brianza Acque, del depuratore, eccetera, e poi trasmette anche a intervalli regolari le analisi che vengono eseguite alla casetta dell'acqua, l'esito delle analisi, che generalmente è circa mensile, quindi un aggiornamento che è utile per gli utenti per conoscere qual è il reale grado di qualità dell'acqua che vengono a prelevare alla casetta. Tutto molto controllato, ovviamente gli esiti delle analisi, come dicevamo, sono pubblicati anche sul sito. Cosa si può aggiungere che i nostri utenti possono stare tranquilli? Ma sicuramente, come sempre, l'acqua distribuita dagli acquedotti in generale è super controllata, perché è controllata sia dal gestore dell'acquedotto, in questo caso Brianza Acque, ma sia e soprattutto dall'ente che controlla e che certifica la potabilità, che è l'ATS, la vecchia ASL, diciamo, che per legge è la sola che può certificare la potabilità dell'acqua erogata. Quindi l'acqua, diciamo, che viene distribuita sia ai cittadini, ai rubinetti di casa loro, sia alle casette dell'acqua, ha questo doppio controllo sia dell'ente gestore che dell'ATS locale, che obiettivamente rende la sicurezza, diciamo, del prodotto erogato molto alta. Ecco, l'ultima domanda riguarda i costi, che sono, ovviamente, li ricordiamo, estremamente bassi. Sì, il costo dell'acqua qui alla casetta è di 5 centesimi al litro, quindi un costo, diciamo, assolutamente concorrenziale rispetto ai costi delle acque minerali varie imbottigliate, anche le più economiche che si trovano al supermercato. Ricordiamo che l'acqua erogata, diciamo, in rete, quindi distribuita ai cittadini, che esce dai rubinetti di casa, ha un costo di 1 euro per un metro cubo, che vuol dire 1000 litri. Per cui, ecco, diciamo, da questo punto di vista, l'acqua che esce dai rubinetti di casa nostra, nonostante i controlli, nonostante tutte le operazioni che vengono eseguite per controllare la sua qualità, per renderla sicura, eccetera, ha un costo veramente, veramente basso. Siamo all'esterno di una casetta dell'acqua. Come funziona, Enrico? Ma è molto semplice, ci sono i tre tasti di erogazione dell'acqua: frizzante, naturale ambiente, naturale fredda. Schiacciando uno di questi tre tasti viene erogata la quantità predestinata, che nel nostro caso è un litro di acqua, quindi fatto apposta per riempire le classiche bottiglie, e niente, quindi l'acqua poi viene presa dall'utente e portata via. Ovviamente in questo caso le bottiglie e i contenitori devono essere portati a cura dell'utente. E ricordiamo un passaggio importante:
aboliamo la plastica. Possibilmente, se si riuscisse ad arrivare con la bottiglia di vetro, è la cosa più bella. Sì, questo sicuramente, perché diciamo lo spirito di queste casette dell'acqua in generale è proprio quello di evitare il consumo di acqua imbottigliata in plastica, per evitare questo uso esagerato che c'è al giorno d'oggi della plastica. Quindi se l'utente viene a prendere l'acqua qui con le bottiglie in vetro, sarebbe ancora meglio. Una cosa che mi preme ricordare è i controlli che vengono fatti su quest'acqua e in generale sull'acqua distribuita in rete, fatta sia dal nostro laboratorio interno come Brianza Acque che dall'ATS. E in più volevo sottolineare il fatto che il nostro laboratorio di Brianza Acque è un laboratorio accreditato a Credia, quindi i risultati che vengono espressi dal nostro laboratorio sono assolutamente sicuri e affidabili. Inoltre, il discorso si diceva prima, della plastica è una cosa molto molto importante. Una cosa da sottolineare anche è che noi lo diciamo nei consigli che diamo agli utenti: l'acqua erogata dalle casette è il caso di consumarla entro 48 ore, entro 2 giorni. Perché? Perché comunque l'acqua non è imbottigliata come le bottiglie che vengono vendute al supermercato, quindi non dà una certezza di mantenere le qualità organolettiche per molti giorni, per cui è consigliabile utilizzarla in brevissimo tempo. Bene, ci apprestiamo ovviamente a chiudere questa bella puntata tutorial, possiamo definirla così, con un bel brindisi che noi facciamo sempre in chiusura. Via con una bella bollicina. Bene, grazie Enrico. Sono stato contentissimo di questo tutorial con il signore delle casette. Dove scorre l'acqua, scorre la vita. Salute.